Buongiorno a tutti, buona domenica. Vabbè, voglio chiarire alcuni aspetti del DPCM. Tutti ormai sapete che il nuovo DPCM ha, diciamo, allargato, le maglie, non soltanto per le nuove attività, ma anche per le semplici uscite, e quindi sarà molto più difficile, anzi, diciamocela tutta, impossibile poter, come dire, contenere, ma perché la volontà evidentemente è quella, cioè di far uscire tutti. Perché se tu riapri quasi tutte le attività e dici che si può andare a trovare, che ne so, la zia, fino gli affini, i congiunti, praticamente fino anche ai cugini del congiunto, cioè praticamente una roba che non li vedi manco sono venuti al tuo matrimonio, insomma, no? Di quelli, e noi ai matrimoni invitiamo veramente tutta la settima generazione, pure quelli puoi andare a trovare. Quindi c'è la volontà di far uscire tutti quanti, di ritornare a una normalità. Ahimè, io questa normalità, questo motivo di tornare alla normalità, non la vedo, anche perché qualcuno mi dovrebbe spiegare due cose. Uno mi dovrebbe spiegare cosa è cambiato, se è stata trovata una cura, se è stato trovato un vaccino, se il virus è sparito, se il virus è andato in ferie, cosa è successo, vorrei capire. Non mi pare però nulla, tutto questo, nulla di tutto questo. E se la strategia era quella, come dire, di responsabilizzare i cittadini, che devo dire sono stati molto responsabili, quindi dire fate attenzione, si poteva fare dal primo giorno e non avremmo magari patito tutto quello che abbiamo patito finora. Però al di là di questo, quindi non lo so, dalle domande più disparate, si possono andare a trovare i genitori certamente, gli zii, i fratelli, si può uscire a fare una passeggiata, forse non la devi chiamare passeggiata, la devi chiamare attività motoria, perché per l'attività motoria è possibilissimo, non ti devi necessariamente mantenere nell'ambito dei 200 metri da casa, diciamo che ci sono molte meno restrizioni. I timori miei restano tutti quanti, vi invito perciò ad, come dire, fare molta attenzione, ma veramente tanta, tanta, tanta attenzione, e vi spiego il perché. Vedete, io non voglio terrorizzare nessuno, perché ormai ho capito che c'è una euforia anche mediatica, perché la cosa bella, sapete, è che ci riescono a portare come vogliono da qualsiasi parte in 2 giorni. Cioè, l'importante è che arriva il contrordine ai media e si passa dal tutti in casa, tutti chiuso, tutto. Lo abbiamo visto veramente in questa pandemia, abbiamo visto la cosa più assurda, no? Che da una, mentre si diceva tutto aperto, poi si è arrivati tutti chiusi e dopo 2 giorni tutti aperti. E noi veniamo portati da una parte e dall'altra a seconda, diciamo, di come fa comodo. E quindi stiamo vedendo tutti i giorni. Tutti i giorni siamo passati dalle immagini con i camion dell'esercito che trasportavano i morti al contrario, ma va bene così, lo abbiamo capito, siamo stati, ecco, questa cosa è servita a capire anche questo. Però oggi vi dico fate attenzione, non voglio terrorizzare nessuno. Vi voglio